Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale vi leggerò un racconto. Un racconto che ho scritto io, un racconto natalizio e insomma spero vi piaccia. Ve lo leggo e vediamo dove porterà questa lettura. Il titolo è Un racconto di Natale. In un nevoso pomeriggio di qualche antivigilia di Natale fa, poco oltre le vetrine del centro di un'affannata città che scintillando attiravano gente già colma di pacchetti, c'era un angolo di strada buio che veniva accuratamente evitato da chiunque non volesse avere la sgradita occorrenza di capitare in qualcuno cui dovere donare, perché dopo tutto a Natale bisogna essere più buoni, no? Del denaro a scapito dell'ultimo regalo. Ed è proprio in quel tratto di città popolato da disperati e fantasmi d'umanità che inizia questa storia. Tra stracci macchiati di una vita miserevole a fingere di tenere lontano un freddo che morde le ossa e qualche cartone ad assomigliare a un giaciglio, dorme Liam, 20 anni di pochi sorrisi e molte sconfitte, una scomposta massa di capelli che sotto la sporcizia potrebbe essere di ogni colore, molta diffidenza verso un mondo che non gli ha mai offerto la possibilità di averne un'idea migliore ed una fame seconda solo alla sua voglia di addormentarsi e non svegliarsi la mattina successiva. Quasi coperti dal frenetico andare di persone intente ad acquistare senza più sapere cosa e dal suono del violino di un busker che piange le note di Don't Save It All for Christmas Day, all'improvviso si intuiscono dei passi in direzione del ragazzo, dei passi e il tintennio argenteo come di 1000 campanelli. Liam alza appena lo sguardo e con l'automatismo acquisito in anni di strada allunga una mano dalle unghie troppo sporche dal guanto di troppo poco tessuto a chiedere un atto di generosità allo sconosciuto. Ciò che con suo stupore si vede far cadere all'interno della mano è una pesante sacchetta di velluto rosso bordato di bianchissimo pelo. Come un gatto randagio cui è appena stata offerta un'improbabile tazza di latte, il giovane osserva il vecchio signore che con dolcezza fa lo stesso con lui, da dietro un curioso paio di occhiali dorati a forma di mezzaluna. Indossa un pesante cappotto verde scuro con bottoni che si potrebbe giurare essere d'oro, come i preziosi ricami a disegnare motivi a forma di fiocchi di neve. Ai piedi calza un paio di lucidi stivali neri con massicce fibbie d'argento, mentre in testa fa fiera mostra di sé un caldo berretto di lana cotta dalle varie sfumature di rosso. Il volto, quasi completamente annegato nel folto di una candida barba che si allunga morbida ad appoggiarsi sulla generosità di una pancia coltivata in anni di cioccolate e biscotti allo zenzero, è sereno nel suo comunicare una profonda saggezza e gioia di vivere. «Buon Natale, ragazzo mio!» «Buon Natale», dice il vecchio, lasciando al suo sorriso il compito di comunicare quanto profondamente intendesse quello che ha appena detto. Con un rapido gesto della mano, allenata dallo sporadico esercizio di alleggerire le tasche di chi sembra averne di troppo pesanti, Liam fa sparire il sacchetto sotto di sé, perché dopo tutto pensa questo stramboide potrebbe ripensarci da un momento all'altro. «Sì, già, come no, buon Natale», risponde il ragazzo, sottolineando la sua maldestra ironia con uno sputo che atterra ad un niente dagli stivali del vecchio, che senza nemmeno un leggero ripensamento nel suo sorriso lo accarezza con una mano guantata e torna a mescolarsi al nulla da cui sembra essere apparso. Dopo alcuni istanti di sbigottimento, Liam torna al pragmatismo cui si è dovuto presto abituare per avere salva la pelle e recupera da dove lo aveva repentino riposto lo strano sacchetto. Ciò che trova al suo interno lo lascia senza fiato per un buon minuto. D'altro canto, chi non farebbe lo stesso davanti a un paio di pugni abbondanti di monete, per giunta d'oro? Riavutosi, il ragazzo ritorna a nascondere il suo tesoro, questa volta dalla vista di possibili colleghi alleggeritori di tasche, non prima di aver preso una di quelle monete che presto intendeva trasformare in un pasto, possibilmente caldo e abbondante, nonché generosamente annoffiato da quanta più birra il suo corpo poteva accettare. Quello che ancora non era intenzionato ad affrontare, da che lontano dai suoi primari ed incombenti bisogni, era la piccola pergamena trattenuta da una strisciolina di tessuto rosso, anch'essa contenuta nella sacchetta. Raccolte nel lacero zainetto le sue poche appartenenze, nell'ordine si alza, raggiunge la prima locanda che incrocia, supera le diffidenze dell'oste sul suo aspetto e il suo odore, mostrandogli l'ingolosente moneta, mangia come a sua memoria mai prima di allora, beve forse anche di più e si risveglia parecchie ore dopo in un letto morbido tra coperte ancora più morbide. Seppure non ancora completamente in sé, la prima cosa che fa, ancor prima di chiedersi dove sia capitato e soprattutto come, è accertarsi che il sacchetto con le monete sia esattamente laddove dovrebbe essere. Avvertendo la rotondità imperfetta del suo tesoro nella tasca interna di quello che un tempo era un giaccone invernale come si deve, si concede un attimo per guardarsi intorno. Il suo sguardo abbraccia la stanza e ne registra poco per volta i dettagli.
il parquet di legno chiaro, la grande finestra con le tende di lino grezzo, il camino mai spento nel quale si intuiscono le braccia di un fuoco recente, un vecchio armadio di solido legno scuro e una porta che proprio in quell'istante si apre cigolando su una ragazza di molti anni e di parecchi chili. Di non molti anni e di parecchi chili. Ehi, ti sei svegliato, eh? Caspita, so secoli che dormi. Chi sei tu? E chi cavolo... E dove cavolo sono io? Risponde smarrito e guardingo Liam, rispettivamente Angelica e alla locanda dei miei genitori. Come sono finito qua? Beh, ieri sera sei caracollato tutto infreddolito nel locale, hai mangiato e bevuto come non ho mai visto fare, aspetta solo che lo racconti a Joe, il camionista, e poi ti sei messo a russare rumorosamente finché dopo che abbiamo intuito, inutilmente tentato di svegliarti, quella santa donna di mia madre ha deciso di averti come ospite per la notte. Ora, qua ci sono dei biscotti e un tè caldo, che fanno miracoli contro l'emicrania, soprattutto se abbinati a questa pasticca, mentre là c'è un bagno con una bella vasca che ti consiglio per il nostro e il tuo bene di usare. Detto questo, appoggiato sul comodino il vassoio che aveva tra le mani, gira sui tacchi e si richiude la porta alle spalle con un gran sorriso sulle labbra. Liam, che fino al giorno prima prevedeva un nuovo Natale da passare chissà dove, ma certamente non sotto ad un tetto e meno che mai sotto ad uno così accogliente, beve in un ustionante sorso metà del tè e mangia alcuni biscotti, mentre medita sul da farsi. La sua attenzione è tuttavia rivolta al sacchetto che ha estratto dalla tasca e che ora risiede scomposto tra le pieghe della coperta, quando la finestra all'improvviso si spalanca facendo entrare freddo e neve. Neppure il tempo di stupirsi che lo stupore di Liam viene portato ad un livello successivo quando di fronte ai suoi occhi sconvolti si materializza, sì, questo è quanto di meglio possa dire per descrivere quell'eccezionale accadimento in un trionfo di campanelli, il benefattore del pomeriggio precedente. Buon Natale, ragazzo mio, buon Natale! Ma da quale cavolo di circo vieni tu, che completamente disse Liam, che completamente sopraffatto, non riesce a pescare che questo nel caos dei suoi pensieri ormai impazziti, e ben oltre il suo controllo razionale. Oh beh, più che da un circo io vengo da un circolo, quello polare, artico, se mi permetti il gioco di parole. Si può sapere chi sei, cosa vuoi da me, perché quelle monete... Scoccia se prende un biscotto, chiede il vecchio, sedendosi sul letto vicino al ragazzo, il cui sguardo sembra dire fa un po' come ti pare. Dunque, chi sono, Bella domanda, ragazzo mio. Sono Baba Dimri, Diado Koleda, Yulupuki e Wen Chessman, ma anche Jolamur, Sinter Kals, Moss Krachun, Noel Baba e Mikulas. Ah, sono pure Santa Claus per Noel, Babbo Natale, ma io preferisco Nick, è più semplice, quindi piacere Liam, il mio nome è Nick. Ok, superato il fatto che sei completamente fuso, cavolo, regali monete d'oro e pensi di essere Babbo Natale, oltre al fatto che appare e scompare come un caspita di mago, come sai come mi chiamo? Come so come ti chiami? Beh, credo nello stesso identico modo in cui so che sei nato 20 anni fa, in una stamberga piena di spifferi, poco lontano dall'oceano. Che tua madre e tuo padre erano poveri, ma ti volevano un bene dell'anima, almeno fino a che la malattia ha avuto la meglio su di loro a distanza di pochi mesi. Che sei cresciuto di orfanatrofio in orfanatrofio, fino a quando non hai deciso che la tua successiva tappa non sarebbe stata l'ennesima struttura dove sperare in una famiglia e trovare una gabbia di sofferenze, ma la libertà di soffrire in santa pace per strada, che tu sarai chi io tra poco dovrò a malincuore smettere di essere. Cosa vuoi da me? Chiese il ragazzo, ora seriamente spaventato dalle parole del vecchio che a quanto pare ha passato la vita a spiarlo senza considerare poi tutto il resto. Te l'ho detto, ragazzo mio, tu sei quello che prenderà il mio posto. Non ci siamo per niente, sai che c'è? Ora ti alzi e te ne vai, sparisci in una nuvola di fumo, buttati dalla finestra o fai qualsiasi altra stramberia tu preferisca. Basta che ti levi dalle scatole e mi lasci preparare e mi lasci perdere una volta per tutte. E beh, possibilmente senza riprenderti le monete. Purtroppo non posso, mi piacerebbe, non sai quanto. Nemmeno ti immagini quanto vorrei non dover abbandonare tutto, dalla slitta al mio villaggio, dagli elfi alla mole di letterine scritte in tutte le lingue possibili. Caro ragazzo mio, non sai davvero quanto. Detto questo, Nick si leva lentamente il guanto, lo appoggia con cura sul grembo e, come se nulla fosse, fa apparire nel grosso palmo della sua mano un enorme boule neige, dalla base decorata con pigne e agrifogli. Osserva. Quell'unica parola e la sfera inizia ad accendersi di una luce intensa che poco alla volta si plasma a diventare immagini nitide come di un film su uno schermo bombato. Liam cerca di scappare, spaventato, una volta di troppo da quell'incantatore psicopatico dal volto gentile, ma Nick lo trattiene con forza, obbligandolo a guardare nella sfera. Osserva, questa è la mia vita.
Quello sono io, appena nato, in effetti, inizia Nick parlando del bambino tutto infagottato in panni bianchi, che nella palla si vede agitarsi tra le braccia della madre, una raggiante giovane donna. Sono nato nel 260 e come te ho perso prestissimi genitori. Rimasto orfano, ho deciso di dedicarmi anima e corpo agli altri, ho donato tutto il mio ingente patrimonio a chi ne aveva bisogno per poi farmi prete. Le immagini della vita di Nick si susseguirono rapide e lo mostrarono da bambino a novizio fino a grande vescovo ed ancora più grande santo. Avevo ormai compiuto 70 anni quando la vigilia di Natale mi imbatto in una slitta abbandonata nella neve. Era, come puoi vedere da te, parecchio malandata, ma se ne intuiva il vecchio splendore. Decisi quindi di prenderla con me e di riportarla a nuovo per poi magari donarla alla famiglia di boscaioli del paese. Stavo giusto cercando di estrarla dal cumulo di neve nel quale era incastrata quando, con mio enorme stupore, questa non solo si libera dalla sua gelida trappola da sé, ma si mette a fluttuare a mezz'aria proprio di fronte a me, quasi ad invitarmi a salire a bordo. Liam, ormai completamente rapito da ciò che stava vivendo, da aver smesso di considerarlo irreale, osserva tra l'attonito e l'estasiato i primi passi di quella che diventerà la più grande leggenda di tutti i tempi. Vede Nick salire titubante sulla slitta, accarezzarne i bordi di legno marcio, che al suo tocco si risanano e diventano di un rosso intenso e l'apparire come dal nulla di un'enorme renna che si profonde in un inchino davanti al vescovo. A quel punto la stanza si riempie di una luce impossibile, talmente intensa da esplodere oltre la finestra e riversarsi in strada come un fiume impetuoso che accende a giorno l'intera via per la durata di un respiro. Quando vidi la luce, continua Nick, ne rimasi praticamente accecato. Ci vollero parecchi minuti prima che i miei occhi mi portassero a vedere quello che in quel momento non riuscivo a credere di vedere. Nella sfera, affievolitosi il bagliore, apparve un'intensa distesa di neve e di ghiaccio, sopra letteralmente la quale la slitta di Nick avanzava decisa come verso una meta prestabilita. Sotto di me il bianco si andava piano piano sgretolando, rivelando quella che sarebbe diventata da quel momento in poi la mia dimora. E sì, ragazzo mio, quello che stai vedendo è l'autentico villaggio di Babbo Natale che emerge per la prima volta dai ghiacci. Chi ce l'abbia messo non è dato saperlo, né tantomeno come io abbia fatto ad arrivarci o perché. Fu allora che Rudolf, così si chiama la renna, mi parlò per la prima ed ultima volta. La tua generosità e bontà d'animo hanno rotto il fragile sigillo che separa la realtà dal sogno e dalla fantasia. Il tuo animo santo ha fatto di te un mio destinato, un mito destinato a vivere in eterno. Sarai il suono dei campanelli, la materia dei giocattoli, l'anima stessa del donare. Sei pronto a farti altro rispetto a te e a diventare colui che sarà chiamato con mille nomi diversi e che porterà la magia del Natale alle genti di tutta la terra? Quello che sentivo agitarsi in me, oggi, non riesco ancora a definirlo. Tutto ciò che so è che dissi semplicemente sì ad una renna parlante nel mezzo di un villaggio incantato a circa 5 metri d'altezza. Il resto è leggenda, non è così? Chiese Liam quando nella palla vide un'ultima immagine. La slitta trainata da retine in controluce nella luna. Sì, ragazzo mio, il resto è leggenda. Ok, senti, facciamo così. Facciamo che io ci credo a questa faccenda di Babbo Natale e a tutto il resto, ma io esattamente che cosa c'entro? Quando accetti di diventare chi sono poi diventato, ricevetti una piccola pergamena che Rudolf mi disse di aprire solo quando il momento sarà quello opportuno. Per tutti questi secoli ho conservato la pergamena sotto ad una campana di cristallo di ghiaccio fino a che qualche giorno fa, ha preso a brillare e intuito che il momento non avrebbe potuto essere più opportuno. Ho srotolato la pergamena. E chiese Liam. Beh, perché non leggere da te? Non ci volle molto a Liam per capire che la pergamena contenuta nel sacchetto delle monete era quella cui Nick faceva riferimento. Rapido lo avvistò con la mano nella sacchetta, trovò quanto cercava, tolse il nastro e lesse ad alta voce. Verrà un giorno in cui dovrai abbandonare quanto un tempo hai ottenuto in dote e costruito con passione e dedizione. Ti costerà sacrificio e ferrea volontà voltare le spalle a chi sarai stato per secoli. Sarà il tuo ultimo immenso dono che farai a chi prenderà il tuo posto. Oggi è quel giorno. Rudolf ti indicherà la via. Tu sei chi ho trovato alla fine della via. Tu sei chi sono stato. Sussurra Nick. È tutto assurdo, te ne rendi conto, vero? Ma poi scusa, perché non ne hai parlato la prima volta che ci siamo incontrati anziché aspettare fino ad ora? Sul primo punto te ne do atto. La cosa è abbastanza strana, ma credi, non dipende da me.
Quando al secondo ti ho dovuto dare un attimo per ritrovare te stesso. Eri conciato parecchio male, non era il caso di sconvolgerti con quello che per buona parte della tua vita hai considerato solo sciocchezze per bambini. E come la mettiamo col fatto che io non ho mai ricevuto nulla da te? È complesso, diciamo che dietro le mani che ti aiutavano quando ne avevi bisogno e a quelle che ti portavano vestiti, cibo e altre piccole cose, tra cui quella chitarra che hai barattato per qualche giro di tequila, ci sono sempre stato io. Ora, torniamo alle cose pratiche, dunque hai due possibilità: tenere la sacchetta con le monete e fare di te un uomo ricco e potente, oppure prendere il mio posto e diventare il nuovo Babbo Natale, donandola a chi ne ha così tanto bisogno. La scelta è tua. Detto questo, come succede nei sogni e come le leggende sono solite fare per alimentare la suggestione del loro mistero, Nick scompare dalla vista di Liam, lasciando dietro di sé solo l'eco delle sue parole e il loro enorme fardello. Facile per Liam a quel punto credere solamente alla... cedere solamente alla materialità delle monete d'oro ed archiviare tutto il resto come parto malsano di una mente provata dalla vita. Facile, sì, ma non fu quello che accadde. Quello che successe fu che Liam si fece un bagno caldo, si vestì con gli abiti che la madre di Angelica gli aveva preparato, lasciò 5 monete gentili locandieri ed andò per le strade di quella gelida vigilia di Natale a distribuire tutte le altre tra chi ne aveva disperata necessità. Quando l'ultima moneta trasformò il sorriso in sorriso la bocca di pochi denti dell'ultimo senzatetto incontrato sotto ad un lampione, il petto di Liam vibrò di quell'energia latente che aveva iniziato a sentire durante il racconto di Nick ed esplose in quello che non si potrebbe spiegare meglio che come un'endovena di gioia pura. In quel mentre il tempo si fermò. La neve restò a turbinare immobile a mezz'aria, i passanti come congelati nei loro movimenti, il traffico silente. Ed apparve Nick, vestito di bianco, con un'espressione triste e serena dipinta ad un tempo sul volto. «Ci siamo, eh?» chiese il giovane. «A quanto pare, ragazzo mio, a quanto pare», rispose il vecchio con gli occhi velati di lacrime. «Come funziona la cosa? Cioè, prima bisogna recitare qualche strana formula magica o cose del genere?» «Ho ho ho! Scusa, ma era la mia ultima occasione per dirlo!» «No», rispose Nick, che facendo un passo indietro lascia spazio a Rudolf, apparso lui pure dal nulla. «Lo spirito del Natale ti ha scelto per far continuare a vivere la sua leggenda. Sei pronto a portare avanti quanto creato magistralmente sino ad ora da chi è venuto prima di te ed a prendere il suo posto con pari altruismo ed dedizione. Fino a che la pergamena non deciderà altrimenti?» Solo un sì. E Liam si ritrovò di colpo vestito di rosso, con un morbido cappello foderato di pelo bianco e un enorme sacco colmo di giocattoli ai propri piedi. «Questa notte inizia la tua avventura, Babbo Natale. Sono certo che lascio la mia eredità nelle migliori mani possibili». Detto questo, Nick scomparve, questa volta per sempre, per raggiungere un luogo che per praticità descriverò semplicemente come bellissimo e che tanti chiamano paradiso. Quanto a Liam, quella notte navigò per la prima volta i cieli di tutto il mondo, accompagnato da Rudolf e dalle sue renne, e consegnò, come avrebbe fatto per molti, molti secoli a venire, miliardi di regali ad altrettante persone. Come? Beh, questa è tutta un'altra storia. Ragazzi, io l'ho letta de merda, questo è un dato di fatto, però spero vi sia piaciuto. È un raccontino, insomma, una storiella che partorì qualche anno fa e della quale... Insomma mi piace rileggerla anno dopo anno perché è carina, insomma me lo dico da solo, ma concedetelo, insomma, e spero vi sia piaciuta, insomma, vi abbia tenuto compagnia in questi 18 minuti lunghissimi e inarrivabili di strafalcioni e di rate, però insomma spero vi sia piaciuto questo piccolo racconto natalizio, appunto, che vi ho letto. Io vi ringrazio, ragazzi, come al solito, per la pazienza, per tutto quello che vi contraddistingue di generosità nei miei confronti, e vi rimando ai prossimi video e, come sempre, state bene. Ciao, ragazzi!